Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Mafia Definitive Edition per fare un nuovo episodio. Allora, dopo l'ultimo episodio di ieri, se non sbaglio, in cui abbiamo affrontato praticamente la missione di Sara, ci tocca andare avanti. In poche parole, cosa è successo? Tommy ha trovato l'amore, no? In Sara, in questa ragazza. Figlia del barista del Don e niente, continuiamo. Oggi dobbiamo fare meglio farci l'abitudine. Cosa è intollerabile? Beh, Sara sta bene, capo. Ci ho pensato io. Hai iniziato a lavorare qui quando non arrivavo al bancone. Io non ho avuto una figlia, Tom. Farei di tutto per quella piccirita. Anche io. Anche noi, capo. È vero, confermo. Tutto per Luigi e Sara. Ma cosa cazzo se credono quei bastardi? Che sia un parco giochi? Li farò a pezzettini con le mie stesse mani. Noi offriamo protezione. Ma chi pagherebbe se sapesse che non riusciamo a proteggere le nostre donne mentre tornano a casa? Allora cosa dovremmo fare? Dare una bella lezione a quei tizi. Dovete rompergli tutte le ossa che hanno, riducetevi in sedie a rotelle, spaccategli la faccia così che nemmeno le loro madri potranno guardarli senza urlare. Dove si nascondono? Secondo un nostro contatto tra gli sbirri a Chinatown. Big Beef potrebbe sapere. Tommy. Tu vada Vinny e rimedia qualcosa. Ci vediamo da Beef. Sì, ok. Lasciatemi dei pesti sul marciapiede. Voglio che tutti quanti sappiano che non permettiamo che i cani randagi scorazzino nel nostro territorio. Sarà fatto, capo. Forse ste stronze sono ancora nel nostro territorio. Io controllo qui in giro che se ne siano andati, mentre tu vai da Beef. Buona caccia. Sì, anche a te. Ok, una volta finito con Vinny ci vediamo a Chinatown. Ok. Andiamo a spaccare qualche testa. Ok, quindi in questo episodio trattiamo in particolar modo la vendetta per quello che è successo a Sara, o che poteva succedere a Sara, perché poi alla fine non è successo niente, perché noi abbiamo fermato la possibilità. Ecco, mettiamola su questo punto di vista. Allora, manco il tempo di aprire la porta comunque. Ehi, mi servono dei ferri, Tom. Sono a posto, grazie. Io e Poli dobbiamo dare una lezione ad alcuni teppistelli. Se li riempio di buchi, sporcherò il quartiere. Gli spaccherò la testa, è abbastanza. Sam ha dato una ripulita al magazzino di un tizio, eh? Autografate da Baby Ruth in persona. È una minchiata ovviamente, ma fanno male. Non se ne accorgeranno nemmeno. Lo credo anch'io. Grazie, Vinny. Diciamo che Vinny ci ha dato della roba abbastanza grossa. Allora, ma dobbiamo andarci in macchina o a piedi? No, direi in macchina, sinceramente, se è possibile. Allora, scegliamo una macchina a sto punto. Quella più veloce, come sempre. Direi questa, assolutamente. Andiamo. Dobbiamo incontrare Pauli a Chinatown. Ah, piove, piove addirittura. Non avevo mai visto piovere, mai. Penso che sia la prima volta. Infatti la macchina un po' perde di aderenza, giustamente. Eccoci qua, eccoci qua. Siamo arrivati. Perfetto. Ho capito. capito. Che Biff si è trasferito in questa folla. Lascialo in pace, è innamorato. Tutta menghiata. Si è solo beccato
febbre gialla quando abbiamo rubato quel forno di Shanghai. A me lei non dispiace. Tieni un problema, Tommy. Sei sempre troppo tenero con le ragazze. Beh, non è una brutta cosa in realtà. C'è di peggio, dai. Allora, qua c'è un giornalino da prendere su. Dobbiamo parlare. Di sopra, ti spiace? Allora, che beh, vi serve? Cerchiamo informazioni. Dei coglioni stanno creando problemi. Hanno infastidito la figlia di Luigi. I coglioni sono tanti. Altri dettagli? Uno di loro è una serpe di nome Billy. È amico di un babbeo perfettino e di un bestione pelato. Ok, li conosco. Sono una vecchia stazione di servizio, a un isolato da qui. Ogni tanto vengono a vendere qualcosa. Sono dilettanti. Per questo siamo da te, Biff. Quei dilettanti sei il migliore. Uscite dal retro e attraversate la strada. Ritrovatevi. Ti ringrazio. Ci vediamo. Vabbè. Ehi, Poli. Per la grana. Tranquillo, sta aspettando il mio contatto. Poi se ne riparla, abbi pazienza. Diciamo che sono molto vicini, allora. Ecco qua. Un altro piccolo detective preso, 4 su 20. Diciamo che i collezionabili sembrano essere molto facili. Tu e Biff avete in ballo qualcosa? Il mio contatto sta importando un carico di completi. Roba di classi, messicano. Quindi tu compri i vestiti dal Messico? No, idiota, i completi sono stati rubati da un magazzino in centro. Il sarto è messicano. Di origine almeno, vive a Hollebrook. Il Don questo lo sa? Certo che sì, avrà la sua parte, ma tu tieni la bocca chiusa. Non ho sentito nulla. Sapresti riconoscere? Certo. E anche se non li riconoscessi, non ci sono tanti bianchi che bazzicano qui a Chinatown. In effetti, se non si chiamerebbe Chinatown. Ma da dove? Dove stanno? Ah, Poli, ma che c'hai, Raggi X? Dove stanno? Non ci sono. Ci vado e inizio a pestare tutti. E tu mi segui a ruota. Niente sparatori. È un'idea che ti è venuta da solo. No, è una cosa che si fa spesso. Non so come viene l'ombra di carne. Bello il rumore della pioggia, comunque, molto bello. No, mi sa che non c'è qua. Dovrebbe esserci collezionabile, però se non si può entrare. Non si può entrare qui, no, eh? No. Beh, allora immagino che dopo dovremmo entrarci, se no non avrebbe molto senso. O sbaglio? Vabbè, mi auguro che dopo si possa entrare. Ma non c'è modo per correre. Ve lo giuro, il culo più bello che avessi visto. Oh, oh. Billy è quel tipo dell'altra notte. E ora scappano. Così imparate. A belli. Aia, aia. Pure di qua non c'è niente da prendere. Vabbè. Dobbiamo dare una lezione a quei bastardi. Sì, leggete Billy. Quanto il tuo culo è arrivato? Mi si scavalca a di qua. Sai com'è? Mi sa che si è un po' capito che facevano sul serio. Stanno sparando a rotta di collo.
Ma che sei immortale, su. Oh, questo mi è piaciuto molto, eh. Beh, spettacolare. Possiamo andare. Oh, qua c'è il... un'altra storia fantascientifica. Munizioni. Solo che io starei morendo. Oh, morto, ok. Ma sono in tantissimi. Tiè. Così imparano a farsi dei nemici. Ma si vede sto fucile qua? Sì, però raga, un po' di vita ci potrebbe stare, no? Sono abbastanza morto. Non vorrei dire, ma... Non vedo niente. Ok. Mi sa che sei morto tu, caro mio. Sì, comunque il sistema di gameplay e di gameplay è abbastanza invecchiato male, eh. Oh, un po' di cure, finalmente. Direi che sì. Lo dovrei prendere, in effetti. Sai com'è? Ma per cambiare arma? No, 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 no. Mortacci sua. Mi sta per dar fuoco. E mo... Minchia, oh. Un'altra carta. Non è morto, ok. Pensavo fosse ancora vivo. A Billy! A Billy, vieni fuori. Billy, vieni fuori, Billy. Ti devo raccontare una cosa. Mortacci vostra. Come vi cagate in mano. Johnny, sta giù. Andiamo via. Dobbiamo tornare in macchina, Tommy. Levati. Ma poverini. Inseguimento. Ho capito. Sa che andremo nei casini. Non so perché ho questo vago sospetto. Attento, Tom, la strada è allagata. Ho capito. Qualcuno fassela sotto così in fretta. Nonostante la pioggia si vede la striscia che lasciano dalla macchina. Infatti guidano molto storti. Andiamo, sai fare meglio di così. Quegli stronzi si pentiranno di aver puntato Sara, eh? Sì, ma... Non velocissimi. Non riesco a recuperarli.
dai, su. L'abbiamo quasi presi, su. Credono tanto di poter scappare. Neanche se lo immaginano come guidi. Dai, 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 ci siamo, ci siamo. Non possono scappare ormai. Li abbiamo praticamente presi. E che te sei addormentato? Ah bello, ma senti, vuoi dire tu? Mi sa che si sono capovolti, eh. La puttana si è schiantato. Certamente non ne usciranno vivi. Pensaci tutto. No. No, no, aspetta. Ti prego. Cazzo, io... Non voglio morire. Cristo, Tommy. Non devi fatti scrupoli con questi animali. Uno come quello lì ti fotte alla prima occasione. Sparagli e non pensarci più, no? Mi scherica. Ma anche questo si è stonato. Belli i pixel della macchina, comunque. Cazzo, Tommy. Cos'è quella faccia? Ti ricordi cosa volevano fare a sera, sì? Sì. Solo... Ehi. Squagliamocela prima che arrivino gli spiriti. Diciamo che Tommy è un po' più umano come carattere e voleva pure risparmiare il ragazzo. Cioè, però la mafia purtroppo non è molto, come dire, misericordiosa, quindi d'altronde ha sbagliato lavoro, bene o male. Vabbè, comunque ragazzi, direi che è tutto. È stato un bel episodio, sì, molto d'azione e... Quindi vorrei ragionare su questo episodio, cioè bello, ben narrato, peccato sempre per il gameplay che non sembra essere all'altezza dei giorni nostri. Diciamo che poteva essere un pochetto di più migliorato, anche il combat system, il gameplay, cioè si sente che ha il peso degli anni purtroppo, non è stato svecchiato. Questo è un piccolo problemino, però il gioco è estremamente godibile. Niente ragazzi, noi ci vediamo domani a un prossimo episodio e grazie mille, ciao ragazzi.